Ieri c'è stato un importante incontro a Roma al Ministero Sì. con il ministro Minniti. Ecco, ci puoi dire gli argomenti? Sì, ieri ho incontrato il ministro, ma non solo, ho incontrato diverse articolazioni del Viminale, siamo stati 2 ore in incontri molto proficui. Si è parlato di sicurezza in città, il ministro ha parlato di un rafforzamento delle forze dell'ordine in città, uomini, donne e pattuglie. Quello che noi avevamo chiesto da tempo, 4 giorni a settimana, 64 e per gli altri 3 giorni 44, quindi è un impegno che riteniamo importante, nel senso che va nella direzione che, come sapete, io ho sempre chiesto. Poi è stato molto apprezzato il lavoro che sta facendo la città di Napoli sull'accoglienza, sull'immigrazione, sui rifugiati, anzi abbiamo dato la disponibilità a fare di più. Anche rispetto a quello che ci chiede l'ANCI, a farlo con un modello SPRAR, quindi integrazione col territorio, partecipazione dei migranti alla vita cittadina, lavoro, quindi non i CAS. E formalizzeremo nelle prossime ore una proposta particolarmente importante al Ministro dell'Interno che potrà fare di Napoli una città modello da questo punto di vista. Quindi Napoli farà la sua parte fino in fondo e abbiamo trovato sulle nostre linee una grandissima disponibilità da parte del Ministero dell'Interno. Altro punto, ho ribadito il modo con cui stiamo affrontando il tema della legge Minniti-Orlando sulla sicurezza urbana, ordinanze che non vanno a criminalizzare, a punire i poveri e le persone deboli, ma semmai il contrario, portare decoro, qualità e rigenerazione laddove c'è degrado e quindi c'è anche marginalizzazione sociale. Poi abbiamo affrontato il tema degli enti locali, situazione non più sostenibile, quindi un'attenzione maggiore soprattutto per gli enti in piano di riequilibrio, quelli che per primi sono state cavie di normative molto dure che poi si sono aggravate con le ulteriori leggi che sono intervenute nel corso di questi anni. Il tema riguarda molte città del Mezzogiorno. Poi abbiamo affrontato chiaramente anche altri temi importanti, quindi un incontro proficuo a dimostrazione, come dire, che il nostro dialogo con le istituzioni è centrale, importante nell'interesse della città, fermo restando la piena autonomia delle nostre idee politiche, come potete vedere le abbiamo portate anche al Ministero dell'Interno. E fa piacere e registriamo con soddisfazione che anche le nostre proposte in materia di sicurezza, un pochino alla volta, vengono prese in considerazione e quindi si sta recuperando anche un po' di tempo perduto. Sindaco, queste pattuglie di cui avete discusso ieri già ci sono in città o arriveranno? No, questo lo dovete. No, credo che sono operative, ma non so se sono già arrivate o stanno arrivando, ma il ministro mi ha dato dati precisi che vi ho tra l'altro riferito. 64 e 40, ok. 64 per 4 giorni e 44 per gli altri 3 giorni. Quindi complessivamente fai fare un po' la media, è qualcosa che è sicuramente di soddisfacente. Quindi mi ha confermato un impegno strategico del governo sulla città di Napoli, a conferma che questo è un tema di competenza dello Stato.